X Factor, ecco il favorito alla vittoria, il pronostico di Nijotti vs Zuiden. Al forum di Assago l'ultimo atto del talent show di Sky, diretta in chiaro su TV8. La carica trasgressiva dei Cancelletto Maneskin, il timbro vocale di Lorenzo Licitra, lo stile di Enrico Nijotti, il talento di Samuel Sturm per un finale da brividi. Il forum di Assago ospiterà l'ultimo atto di Cancelletto X Factor. Non sono mancate le tensioni tra i giudici e le polemiche social nel corso dell'undicesima edizione del talent show. In più di una circostanza Levante e Fedez hanno acceso il dibattito al tavolo dei giudici. Discussioni che fanno già parte del passato visto che Sky già è al lavoro per la prossima edizione. Nelle ultime ore, video, i vertici dell'emittente satellitare hanno annunciato la riconferma di Alessandro Catellan alla conduzione del programma televisivo. È una grande gioia per me. Il direttore artistico Luca Tommasini ha rimarcato che la settima edizione prodotta dall'emittente di proprietà di Murdoch si chiuderà con un bilancio inattivo. In particolare è stato rimarcato un incremento del 7% dei telespettatori con le puntate live riservate esclusivamente agli abbonati Sky. Alessandro Catellan confermato alla conduzione. Una piccola grande eccezione sarà fatta per la finale del talent che sarà trasmessa anche in chiaro da TV8. Ottimi riscontri anche gli inediti dei cantanti in gara che nel giro di poche settimane hanno scalato le classifiche ed hanno sbancato il web. In sintesi comunque vada l'ultima puntata sarà un successo. In ogni caso gli autori di X Factor per chiudere in bellezza si affideranno Tiziano Ferro, video, ed Ed Sheeran come super ospiti. Nel corso della prima manca James Arthur, vincitore di X Factor UK, duetterà con i quattro concorrenti rimasti in gara. Nella successiva tornata i tre superstiti si esibiranno in un medley dei brani eseguiti durante l'avventura nel talent di Sky. Il testa a testa finale si giocherà sugli inediti e un particolare che ha fatto storcere il muso ad Enrico Nijotti. Peccato che questa possibilità non sarà concessa a tutti i finalisti. Maneskin favoriti per bookmaker e per Nijotti. Per i bookmaker i grandi favoriti sono i Maneskin del corteggiatissimo Damiano. Il gruppo potrebbe riservare una nuova sorpresa ai numerosi fan nel corso della finale. Secondo gli allibratori il gruppo si giocherà la vittoria con Nijotti. Quest'ultimo ha già le idee chiare sull'esito della manifestazione canora. Vinceranno i Maneskin su Licitra. Alla vigilia della finale il trentenne ha ringraziato Mara Maionchi per avergli dato l'opportunità di riemergere. Questa volta sono riuscito ad andare fino in fondo.